Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Buongiorno e bentrovati nella nostra rubrica Diario di Bioetica. Oggi vorrei un po' ripartire dall'inizio, perché finora ci siamo occupati di temi specifici, se volete, della bioetica, ma ancora non ci siamo chiesti che cos'è la bioetica. Sabato prossimo comincerà un corso che si intitola Riscoprire la bioetica presso l'Associazione Famiglia Domani. E proprio dall'idea che la bioetica, che oggi sembra passata di moda, caduta in disuso, lontana diciamo dalle persone comuni, che peraltro è quello che abbiamo invece visto non essere vero, perché questioni di bioetica ci riguardano continuamente in ogni ambito. Una bioetica che quindi va riscoperta. E come si può riscoprire? Si può riscoprire a partire dai suoi fondamenti, ed è quello che un po' si cerca di fare in questo corso di introduzione alla bioetica, composto da 6 conferenze, una ogni mese a partire appunto da sabato prossimo. Allora, nella pagina di oggi ancora per un po' proveremo anche noi a definire la bioetica, a conoscerla un pochettino più da vicino. Si è fatta tanta bioetica in questi anni, eppure paradossalmente gli studiosi ancora non trovano un accordo sulla sua identità. Si è data, questo anche comprensibilmente se volete, priorità alla risoluzione di casi, alla discussione di leggi, alla ricerca di principi da applicare alle questioni concrete. Però sostanzialmente spesso si è caduti in un approccio empirista a discapito soprattutto del riferimento basilare di questa disciplina, cioè la teologia morale, come piano piano cercheremo di dimostrare. Allora, prima di diciamo di arrivare a una definizione di bioetica, proviamo a fare un passo indietro e andiamo a vedere le origini di questa disciplina. Il cancerologo Potter, in realtà, quando scrisse Bioethics Bridge to the Future, a cui è stato attribuito, se vogliamo, il neologismo bioetica, in realtà pensava a una bioetica un po' diversa da quella a cui siamo abituati oggi. Cioè, lui pensava a una biologia combinata con le varie forme del sapere umanistico, in modo da istituire una sorta di scienza che stabilisse un sistema di priorità mediche e ambientali per la sopravvivenza. Cioè, la sua era una necessità di una scienza per la sopravvivenza, potremmo dire. Tanto che lo stesso inventore del termine chiamò primo bioeticista Aldo Leopold, un ecologista americano che dopo la rivoluzione darwinista e freudiana sosteneva la necessità di promuovere costumi antropologici per l'equilibrio dell'ecosistema, nella convinzione, che oggi peraltro riscontriamo anche nell'attuale in alcune posizioni ambientaliste, nella convinzione secondo cui diciamo alcuni stili di vita possano mettere diciamo a rischio la sopravvivenza del pianeta e anche dell'uomo. Quindi questo stampo promuoveva una nuova etica della sopravvivenza, e questo dice comportava uno studio etico comparato del conflitto vecchio tra scienza e metafisica.
perché nessun aspetto metafisico poteva essere coinvolto in questa forma di sapere. Quindi l'obiettivo era non la salvezza dell'uomo reale, ma la sua riduzione strumentale, per il bene di questa entità astratta qual è il pianeta. Da questo punto di vista, quindi diciamo che sebbene questa teoria non sia condivisibile per tutta una serie di problemi anche facilmente intuibili, comunque bisogna riconoscere che in questi fautori c'era una percezione di una sorta di bomba innescata dalla rivoluzione scientifica, capace di mettere in pericolo l'essere umano, tale da richiedere la costruzione di questo ponte, dal titolo, no, del testo, tra la biotecnologia e la sapienza prudenziale. Allora, da questo punto di vista, alla genesi della bioetica, ha contribuito fortemente, anche se non lo si dice mai, Pio XII, il cui magistero riservò ampi spazi alla rivoluzione biologica, con interventi tempestivi e documentati proprio sui problemi che oggi vanno sotto l'oggetto della bioetica. Del resto, lo stesso tecnicismo poietico si configura come un empirismo volutamente laico, contro cui appunto si scagliò Pio XII, in cui la validità scientifica si convalida nella misura in cui rifiuta il dato non misurabile, no? I microscopi non rilevano parti etiche, scrive Nozick, che è un po' lo scire est posse baconiano, che diventa dominio della scienza se non addirittura biopotere. Del resto è noto che le scienze sperimentali seguono un preciso metodo detto galileiano, quindi c'è un'osservazione dei fenomeni, l'ipotesi interpretativa, la verifica sperimentale e la valutazione del risultato. Questo metodo ha un limite intrinseco che risiede proprio nei dati di ordine quantitativo, cioè è un metodo riduzionista per natura, perché la ricerca sperimentale non è neutrale. Ecco perché uno dei compiti più importanti della bioetica è proprio quello di porsi non solo nel momento applicativo, sarebbe potremmo dire troppo tardi, visto che la non neutralità già si colloca nelle premesse, ma a monte come visione integrativa di tutta quanta la ricerca. Infatti, fu proprio l'ambito della sperimentazione a far emergere il pensiero di dover porre dei limiti alla ricerca o comunque una riflessione sui potenziali rischi per l'essere umano, prima ancora di chiamare questa questione bioetica. Bisogna dire che questa impellente necessità anche mette in luce uno dei limiti della bioetica ai suoi esordi, cioè la mancanza di sistematicità che fece sì che la primissima bioetica anglosassone assumesse un carattere esclusivamente pragmatico casistico, quindi una sorta di codice di correttezza privo di fondamento che per assurdo potrebbe concepire un medico che fa bene il male. In un ambito come questo è evidente che l'applicazione di regole e principi richiede sempre un'adeguata interpretazione a livello antropologico, da cui poi i principi possano scaturire. Allora, la bioetica cominciò ad acquisire una sua figura, anche se già c'era un impulso, un'intuizione ad andare in questa direzione dalla seconda metà degli anni Ottanta. Quando cominciano a nascere i primi centri di bioetica, tra tutti l'Hastings Center, il Kennedy Institute e poi via via anche i centri che nasceranno in Italia, tra tutti il Centro di Bioetica dell'Università Cattolica, diretto dal 1985 da
sgreccia. In questo modo la bioetica comincia a diventare piano piano una disciplina scientifica, una disciplina accademica e quindi con una sua struttura, con un suo organo, perché ogni centro ha solitamente una rivista propria che chiaramente gli serve per pubblicare, per crescere appunto nell'ambito della ricerca e in questo modo comincia a strutturarsi. Tuttavia, il moltiplicarsi di questi centri, di riviste, anche di titoli di studio, non ha però ancora fatto raggiungere a questa disciplina, neanche oggi, uno status condiviso tra gli esperti, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con le altre discipline. Allora, nella prossima pagina del nostro diario cercheremo di capire non solo quali sono le posizioni diciamo di spicco nel dibattito, ma soprattutto cercheremo di capire dove si colloca la bioetica e qual è il suo rapporto proprio con le altre discipline, qual è la sua collocazione più idonea. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima pagina del nostro diario di bioetica. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più, visita il sito www.radionomalibera.org.